Amici e amiche di Vivi Casagiove, buon pomeriggio. Ci troviamo all'interno dell'azienda Agroplastica e purtroppo la crisi economica che sta colpendo Terra di Lavoro è abbastanza seria e abbastanza grave. Ci troviamo con il responsabile dei sindacati dell'azienda Agroplastica, il signor De Crescenzo. Allora, signor De Crescenzo, ci può spiegare un po' il perché di questo sciopero? È molto semplicemente, dunque, a noi è successo questo. Fino all'anno scorso, a ottobre, abbiamo fatto un accordo con questa azienda dove avevamo deciso di portare avanti un contratto di solidarietà che ci permetteva ovviamente di superare questo periodo, diciamo così, di crisi di lavoro, perché quello è il problema più grande che abbiamo. E con questo abbiamo intrapreso un percorso con la direzione, rispetto al quale diciamo che abbiamo fatto un accordo e successivamente abbiamo anche aiutato l'azienda, che ovviamente ha deciso di delocalizzare, di aprire stabilimenti all'estero, quindi Romania, Lombardia. L'azienda ci ha promesso delle cose e ne ha chiesto ovviamente altre in cambio. Ci ha promesso che ci avrebbe fatto continuare a lavorare in questo stabilimento a patto che noi avessimo aiutato l'azienda a realizzare questi progetti, e ovviamente noi abbiamo fatto il nostro buon lavoro e abbiamo permesso all'azienda di aprire in Romania e in Turchia. E a ottobre, diciamo, si è rinnovato per quest'altro anno la solidarietà, per cui problemi grossi, diciamo, non ce n'erano, si gestiva, diciamo così. Ora a febbraio siamo stati convocati e l'azienda di punto in bianco ci è venuta a dire che tutto questo non può essere più, per cui dalla sera alla mattina ha bisogno di licenziare 60 persone. Senta, signor De Crescenzo, lei ha parlato di mobilità, quindi questa mobilità è per 60 operai. 60 persone. Ma non ci sono state nessuna spiegazione da parte dei vertici imprenditoriali, cioè da dare una mobilità agli operai senza dare la giusta spiegazione? Allora, le spiegazioni che ci ha dato l'azienda sono che loro, vista la mancanza di commesse, non riescono più a sostenere i costi, cioè diciamo a mantenere fisicamente queste 60 persone che loro ritengono in esubero. Però noi chiaramente abbiamo detto: attenzione, c'è ancora un contratto di solidarietà aperto. Inoltre abbiamo detto: guarda che a partire dal mese di agosto del 2015 per noi si aprirà un nuovo scenario, aprirà la possibilità di accedere a nuovi ammortizzatori sociali, a casse integrazioni straordinarie, eccetera, per altri 5 anni. Per cui abbiamo detto: noi onestamente questa cosa non la possiamo accettare. Non ci fosse la possibilità di aderire a qualche strumento che ti permetta di portare avanti questa cosa, allora inevitabilmente tu dovresti parlare di questa cosa e affrontarla definitivamente. Ma fino a quando c'è la possibilità e lo Stato ci dà questi strumenti per salvaguardare il posto di lavoro di 60 famiglie, onestamente noi non la possiamo accettare così. Senta, signor De Crescenzo, un'ultima domanda, un messaggio alla classe politica casertana che purtroppo oggi è assente per colpa di questa crisi economica. Diciamo che ce ne sarebbero tanti di messaggi da dare alla classe politica, ma onestamente io non credo più nella politica, non è che ci abbia mai creduto tanto, ma oggi proprio per me i politici, cioè, non li voglio vedere neanche più in televisione. Ringraziamo il signor De Crescenzo, per Vivi Casagiove.